Buongiorno a tutti, bentrovati GP On Air insieme per questo mese di agosto, ancora poche puntate prima di andare anche noi nel nostro Ferragosto, nella nostra vacanza agostana, con due settimane che ci concederemo prima di riprendere poi ai primi di settembre. Argomenti anche oggi interessanti, partiremo dal bilancio del Cagliari dello scorso campionato, ma lo faremo con un personaggio particolare, lo scrittore Nino Nonnis, nato a Sindia ma cagliaritano verace anche nei modi in cui ci racconterà appunto il suo punto di vista legato proprio alla stagione del Cagliari che si è appena conclusa con la mancata conferma di Zenga, l'arrivo di Francesco e via dicendo, tutte le altre vicende che poi affronteremo anche dopo. A seguire si parlerà di autunno in Barbagia. La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, ha cambiato anche le idee, molti dicono che potrebbe essere l'opportunità per progredire e in fin dei conti autunno in Barbagia tenta di progredire con una formula nuova, passando dall'autunno in Barbagia fisico a un autunno in Barbagia virtuale, che quindi non rimane nei confini del territorio, ma dal territorio parte per proiettarsi da tutte le parti del mondo. Un progetto che ci illustrerà Daniela Cadeddu della nostra redazione di GP Report. E infine, come dicevo, torneremo sul Cagliari, lo farò direttamente, chiaramente per analizzare come sta prendendo piede il progetto rossoblù, quali potrebbero essere gli scenari che si prospetteranno e quali sono le figure sulle quali il presidente Giulini sta puntando, al di là di quello che poi ufficialmente compare, di chi si prende in prima persona la scena, di chi si prende la responsabilità, ma capire bene qual è la modalità che si sta adottando per tentare di costruire qualcosa di nuovo e qualcosa anche di duraturo, in questo caso perché scopriremo che poi analizzando bene gli intrecci anche interni scopriamo che forse questa è una delle soluzioni che ha la possibilità di avere la continuità maggiore. Tutto questo tra poco in GP On Air in questo mese d'agosto molto molto caldo, ma con noi sempre presenti. A GP On Air ho l'onore di avere con me uno scrittore, un collega, perché poi ha fatto per tanti anni l'insegnante, un personaggio cagliaritano verace, malgrado lui sia nato a Nuoro. Si tratta di Nino Nonnis. Ben trovato, Nino. Ciao Vittorio, sono nato a Sindia. A Sindia, per precisione, come Pietro Paolo Virtis. Siamo tutti grandi calciatori da quelle parti. Ma anche tu giocavi al calcio, Nino? Sì, giocavo a pallone, però avevo 100 kg da portarmi appresso. Lo so, anch'io adesso. Prima magari no. Ma ho avuto un fratello che ha giocato nell'Oristanese, a buoni livelli, nei dilettanti di allora. Bene, bene. Senti, tu sei diventato cagliaritano verace, al di là del fatto che sia nata a Sindia. Magari mantieni certamente la tradizione, il legame con la terra natia, ma comunque sia rappresenti un po' anche per il modo in cui racconti le cose il cagliaritano, quello che riesce a trovare la battuta pronta, anche sarcastica, anche pizzicante, però effettivamente il cagliaritano è fatto così. Beh sì, mi sono nutrito dell'umorismo cagliaritano, non può che essere così. Quindi. Sei nutrito e sei capace di analizzare anche le diverse cose, io non posso che coinvolgerti stavolta in quella che la materia che tratto abitualmente. Tu sei un appassionato di calcio, segui con tanta passione il Cagliari, vorrei sapere la tua opinione in merito a questa stagione, ma anche agli ultimi ribaltoni di Francesco, il nuovo allenatore dopo Maran e Zenga, e addirittura via il direttore sportivo Carli. Quest'ultima mossa forse un po' a sorpresa. Tu cosa ne pensi? Ma di Carli non è che mi interessi tanto, ma l'andata via, hanno bogato Zenga, quello non mi è piaciuto anche nei modi in cui è stato fatto, per come è stata gestita la cosa, perché ho stima di Zenga per quello che ha fatto, per le cose che ha fatto, bisogna riconoscerle,
Lo accomuno in questo, per esempio, alla sorte che hanno riservato a Gianluca Festa, che fu, a cui fu dato il ben servito senza dire neanche grazie, invece è stato bravo. Lo stesso Zenga ha dei meriti importanti. Prima di tutto quello di fare esordire e testare i giocatori che possiede in rosa. Negli anni precedenti, scusa se mi dilungo un po', negli anni precedenti, per esempio, aveva avuto Oliva che quando è arrivato a Cagliari non è stato mai fatto giocare. Leggevo, sentivo il nome fatto giocare perché non è ancora pronto. Ma come fa a non essere ancora pronto? Uno non ha giocato nella primavera del Montevideo, ha giocato in una squadra nazionale uruguagia, quindi non può essere impreparato. E poi mi devo fidare di un allenatore perché lo vede durante gli allenamenti. Non è così, perché noi abbiamo avuto un giocatore fortissimo negli allenamenti. Io leggevo l'Unione in quel periodo e leggevo sempre, non mi ricordo chi diceva, Larivé è molto forte in allenamento. E diceva, ma cosa vuol dire molto forte in allenamento? In allenamento posso giocare bene anch'io, non mi marcano, faccio quello che voglio. Il problema è quando ti marcano e devo stare a un metro. E infatti non ha mai quagliato. Sì. Certi giocatori vanno provati, quello che ha fatto Zenga, bisogna riconoscerlo. Ha lanciato tanti giovani, Carbone, non devo fare il nome adesso, giovani che poi io ho visto così per passione con la primavera. Con la primavera, non è che sono andato a vedere, li ho visti al computer. Sono giocatori che mi piacciono. Secondi nel campionato di Serie A primavera, dietro l'Atalanta, non è cosa di poco conto. Un tempo eravamo un allevamento di cozze, adesso sta uscendo qualche ustrica. Sì. Senti, però bisogna lasciarla uscire, altrimenti è difficile aprire le ustriche. Eh sì, è difficilissimo, non è facile a gustarle dopo, bisogna aspettare nel momento opportuno. Senti, un po' la storia si ripete, perché anche in passato, quando il progetto è fallito, è saltato, mi viene in mente, Rossi, l'altro direttore sportivo, si è cambiato. Cioè, secondo te è semplicemente perché non si può autolicenziare un presidente, oppure c'è proprio la convinzione? È quello che dici, perché il primo a pagare, chiaramente, sembra che sia un grande cambiamento. Tu cambi il regista e fai un altro fine, secondo te. Però qui, se non ti danno i soldi per fare le riprese delle stelle, è inutile che tu faccia un film. Quindi sono cambiamenti fasulli che non ci dicono niente. E l'impostazione, non basta, dico, quei soldi è come la palla del Cagliari dello Scudetto, ma senza Rovelli, no, senza Ricca. Chi ha comprato i giocatori è stata Ricca, poi avrà contribuito a far rifermare a Cagliari i soldi di Rovelli, ma a Ricca, al quale bisogna dare questo grande merito, che non è solo paesano o sardo, è nazionale, è stato un grande. Io non lo conosco, non ho mai incontrato per strada, però è stato veramente in gamba. Quindi non basta i soldi, l'Inter ha speso una valanga di soldi. E beh, ancora lì che lotta per il secondo, terzo e quarto posto. La Juve non sbaglia un acquisto e soprattutto non sbaglia una vendita, perché a noi ci ha piazzato Cerri e noi ce lo siamo tenuti, se è vero che abbiamo speso quel tanto di soldi, perché c'è da dubitare. Con quei soldi me ne vado in Sud America, se mi danno i soldi, giro, mi guardo le partite del campionato, sono i ventieri e gli porto 5 giocatori. Stai dicendo una cosa molto vera, anche se poi ci sono le grandi differenze economiche che chiaramente incidono, però una cosa vera è il fatto che anche nel Cagliari dello Scudetto non è che Arrica avesse utilizzato chissà quali fronti di soldi per allestire la squadra, anzi era stato capace di spendere poco per volta i pochi soldi che aveva a disposizione, perché fino al 67 poi c'era sempre comunque il rischio di fallimento, ma il Cagliari del 67 aveva già 7 undicesimi di quella che sarà poi la squadra che vince lo scudetto. Ciò significa che l'aveva costruita con attenzione già negli anni precedenti. Bravo, non è che Martiradona l'ha preso dalla nazionale, Martiradona era un onesto giocatore, poi inserito in quella squadra è andato benissimo. Ma ce n'erano tanti. Ma guarda, Martiradona aveva preso che praticamente era ancora in Serie B. Rizzo l'aveva preso dalla Serie C, che aveva appena 20 anni.
e quando l'ha venduto con Rizzo si è comprato Albertosi e Bruniera, non due per caso, quindi li ha cambiati. Nenè lo ha preso a quarti, perché praticamente pagava il prezzo del cartellino un quarto ogni anno e l'ha pagato in 4 anni, quindi l'ha preso anche questo nel primo anno di Serie A. Cera l'ha preso nel primo anno di Serie A, cioè Riva l'ha preso addirittura in Serie B. Cera mi sembra che avesse, giocava nel Verona. Sì. Ed era stato assieme a Carra, non me lo ricordo perché le cose vecchie me le ricordo, il miglior mediano della B. Sì, esatto. Però l'aveva preso ed è diventato il miglior mediano della A. Greati l'aveva preso in B, tanto che era stato il capocannoniere di quel campionato. Quindi tutti i giocatori che già c'erano, non è che li avesse presi tutti all'improvviso con i soldi di Moratti dal 67 in poi. Quindi hai detto una cosa giustissima, che i soldi poi bisogna anche saperli spendere e saper fare economia. Certo. Un pensiero perché per il futuro. Quelli che ha comprato poi si è stabilizzato in un ruolo, anche Tommasini, certo. Che persona oltre che giocatore speciale, lo dico per inciso. Tommasini, quando lo vidi, dissi, ma è questo, quali sono le doti di Tommasini? L'ho detto anche a lui. Poi a un certo punto disse, guarda, c'è un tecker strano qui, là. Infatti con lui la difesa non ha mai ballato. Quello che tu sai, lo facevamo anche noi, facevamo tappezzeria. Sì, sì. Con Tommasini la difesa non ballava mai, era di rendimento, però bisogna intuirli certi giocatori, inserirli. Certo. Nicolai, anche Nicolai. Nicolai mi sembra che ha fatto un anno alla Torres. Certo, certo. È transitato lì, quindi. Bene, indicazione in diretta. Noi abbiamo tratto da questa chiacchierata, che purtroppo è giunta anche al termine come tempo, abbiamo tratto un elemento, secondo me. Il fatto che per il futuro bisogna stare attenti a chi affidare la campagna acquisti. Poi di fatto si tratta non di spendere tantissimi soldi, ma di spenderli bene. L'altra cosa che mi pare che sia venuta fuori è che i giocatori bisogna poi tenerli, non è che li prendi, dopo 2 anni li vai via e devi ricominciare sempre da capo. La rifondazione non è sempre una cosa positiva, ma bisogna fare evoluzione, che probabilmente è più costruttiva. Che sì, dici? Però Vittorio, ci vuole un cambiamento di impostazione. Adesso per esempio abbiamo Carbone, Lavinetti, queste saranno le nostre riserve, non dobbiamo andare a comprarci le riserve, esatto. Quando poi sono risapute, Birsa, ma cosa ci dà? Quando è venuto Birsa? Ma che io vado a vedere, chi sarà a vedere Birsa, voglio vedere com'è, come sarà? È 80 anni in Italia quello che è, certo. Qui non ho nessuna curiosità, ho curiosità di vedere Carbone, Lavinetti, questi qui, non si può fare sempre, però è inutile che spenda una barca di soldi per comprare Birsa, Castro e un altro che non servono a niente, non ti danno una qualità migliore. Certo. Quindi bisogna comprare, spendere i soldi, ecco, per Nandes, quello è un buon acquisto, perché poi quello che hai pagato se lo rifai l'anno dopo. Se compri Birsa a 3 milioni, l'anno dopo lo rivendi a 2,8 perché si è consumato. Esatto. Quella è la questione. E io nel mentre non mi sono divertito, è come comprare sempre un frigorifero usato o una macchina usata. No, comprati la macchina nuova che va bene, si diverti guidando. Bene, con la saggezza di Nino Nonnis, quindi noi chiudiamo questa parentesi dedicata al calcio, dedicata al Cagliari. Grazie Nino del tuo intervento e niente, speriamo che qualcuno ci ascolti. Dice, richiamami che se vuol dire qualcosa, ma parliamo di donne, mica di d'accordo, vabbè. Alla prossima, vabbè, Nino. Comunque Vittorio, sempre la mia stima per te come giornalista, e sai che io sono abbastanza carognone in queste cose. La mia stima per te va anche perché sei uno che si espone nei suoi giudizi, non è che ti regoli, non sei un meteorologo a posteriori, sei a priori, domani pioverà, perché per questo e per questo. Non grazie Nino. Dico, ieri è piovuto, va bene. Ciao, grazie, Vittorio. Un abbraccio, ciao. Okay, ciao. Capatina nella nostra redazione di GP Report per parlare con Daniela Cadeddu. Ben trovata Daniela, come stai?
Ciao Benone, ciao Vittorio, buongiorno a tutti. Daniela, parliamo un po' di quello che è il tema che tu vuoi portare. Mi pare che ti sia concentrata su una delle iniziative che in particolare quest'anno potrebbe essere fondamentale per l'economia dell'isola, sempre che veniamo risparmiati dalla pandemia. Guarda, oggi parleremo di autunno in Barbagia, Vittorio, non nel modo tradizionale, nel senso che abbiamo già un dato certo: autunno in Barbagia quest'anno non si terrà nel modo classico che siamo abituati a conoscere da più di 20 anni, ma si terrà solo online, perché purtroppo è troppo forte il rischio che in autunno, a causa delle restrizioni causate dall'emergenza Covid, crei ulteriori disagi e quindi porti ad un annullamento, ad una sospensione della manifestazione. Chiaramente si tratta di un evento che richiede diversi mesi di preparazione e che richiede da parte dei singoli comuni le autorizzazioni a procedere. In questo caso, non essendo fattibile, si è passati direttamente al piano B, per cui autunno in Barbagia diventerà i capolavori della Barbagia 2020 e si terrà soltanto online in questo caso. In cosa consiste? Perché poi allora, Vittorio, la salsiccia online non l'ho mai gustata, però la posso avere. La puoi avere, certo. Sicuramente quest'anno dovremo rinunciare a quel tipo di promozione del territorio che comporterebbe obbligatoriamente degli assembramenti, perché per chi vive, per chi ha già vissuto autunno in Barbagia, quindi le corte già apertas, sicuramente ha potuto vivere il territorio dal vivo e quindi ha potuto anche cogliere gli aspetti più fisici, chiamiamoli così. Esatto, si parla dei locali, esatto. I territori della Barbagia, che poi sono dati dai costumi tipici, forma dei dolci, il modo di intagliare il legno, il modo di preparare il formaggio, piuttosto che di comunicare in limba, ecco. Tutto questo sarà più difficile viverlo, ma l'alternativa è accedere alle iniziative online che sono state già rese pubbliche proprio dall'Aspen Nuoro, quindi l'azienda speciale della Camera di Commercio per la promozione dell'economia nuorese. È già stato pubblicato proprio il 23 luglio un avviso pubblico per le imprese dell'artigianato tipico ed artistico ed agroalimentare che devono avere sede nei comuni del circuito autunno in Barbagia e devono essere interessati appunto a partecipare al progetto. Sarà proprio una vetrina digitale che ospiterà un massimo di 96 aziende, quindi 3 per ciascuno dei 32 comuni coinvolti, e in tutto questo le imprese saranno intanto affiancate in un percorso di digitalizzazione all'interno del quale verrà prodotto del materiale promozionale che permetterà l'inserimento in questa vetrina digitale, inclusa la vendita online dei propri prodotti, quindi un modo per arrivare oltre mare e magari, perché no, anche oltre oceano con i nostri prodotti. Sul sito appunto dell'Aspen è possibile trovare tutti quanti i requisiti che le aziende devono avere per poter partecipare a questa iniziativa. Daniela, recentemente ho partecipato a un incontro con Nicola Grauso che parlava appunto di digitale. Sai, Grauso è colui che ha visto 25 anni prima, 26 anni prima questo cambiamento, e una delle frasi che ha detto che mi hanno colpito di più è: non dobbiamo stare di fronte al cambiamento con la paura che ci stiano cambiando le carte in tavola, ma dobbiamo fare in modo che diventi per noi un'opportunità. Ecco, mi pare di capire che in fin dei conti, se noi guardiamo dalla giusta prospettiva, la pandemia finisce per essere quasi una nuova opportunità, perché se autunno in Barbagia fino all'anno scorso finiva per essere un investimento, chiamiamolo così, che finiva per, esatto, che finiva per coinvolgere solamente il turismo interno, in questo caso diventa un investimento per abbattere i confini del mondo e quindi, se vuoi, anche per potenziare la nostra economia. Assolutamente, Vittorio, l'idea è questa. Ho avuto modo di confrontarmi anche con Roberto Cadeddu, che è proprio il presidente dell'Aspen, e mi spiegava che l'idea e lo spirito dell'iniziativa è esattamente quello che tu hai appena descritto: non abbandonare tutto ciò che ha portato all'ideazione di autunno in Barbagia, che nasce dall'idea di far conoscere la Sardegna non solo per il mare ma a 360 gradi, e a questo punto proprio quello che dici tu, portarla
oltremare e perché no oltreoceano, e quindi ampliare tutto ciò che riguarda l'incoming della Sardegna per il 2021 e sperare che tutto questo possa diventare una sorta di prodotto turistico spendibile tutto l'anno, per far capire che la Sardegna non è solo mare in estate o corte staperda in autunno, ma che è una realtà bellissima e ricca di tradizioni e tesori da scoprire tutto l'anno. Ecco, questo è proprio lo spirito che muove questa iniziativa. Si aprono prospettive vastissime per chi fa comunicazione, per chi fa videoclip, per chi promuove con dei documentari, per chi deve utilizzare l'immagine in un contesto social, per chi lo utilizza in un social piuttosto che in un altro. Insomma, è vero che alla fine forse c'è una riduzione di lavoro in certi settori, ma questo è il momento anche di capire probabilmente che c'è da convertire anche il nostro modo di lavorare. Assolutamente, e oltre questo, Vittorio, bisogna anche rafforzare l'idea delle sinergie, perché se è vero che in questo momento non si può lavorare dal vivo, questo modo di lavorare invece online, come accennavi, mette in campo delle realtà che magari fino ad oggi sono state un po' sottovalutate, e per ciò che vedo anche dal bando ci sarà proprio una formazione attiva per le imprese che parteciperanno, che avranno modo magari di unire le tradizioni che già le contraddistinguono a nuovi percorsi formativi che potranno potenziare la rete vendita e la formazione di chi all'interno magari non aveva pensato a questi percorsi. Ti accenno il fatto che dovranno partecipare ad un percorso formativo che potenzierà proprio il processo di vendita online, e questo, al di là di questa manifestazione, sarà sicuramente un punto di forza di chi poi dovrà esportare i propri prodotti. Benissimo Daniela, io ti ringrazio di queste notizie che permettono anche di vedere un po' la luce in fondo al tunnel, un tunnel veramente buio per certi settori, ma anche con prospettive che cambiano, e forse insisto su questo, con 25 anni di ritardo, perché io ho ancora in mente uno dei cartelloni pubblicitari di Video Online, con la Sardegna al centro e con le tante frecce che si muovevano dalla Sardegna per conquistare il mondo, quasi allargando il proprio mercato, allargando la possibilità di vendita dappertutto e portando comunque la nostra identità. Grazie del tuo intervento, Daniela. Grazie a te Vittorio, a presto. Buon lavoro, grazie, ciao. Come abbiamo detto precedentemente, avremo trattato direttamente quello che sta succedendo al Cagliari, quello che è già stato annunciato, quella che è la prospettiva della stagione che sta per iniziare, che nei programmi, nelle manovre certamente è già nel vivo. Abbiamo visto della mancata conferma di Zenga, e lì d'altronde c'è una ragione che è stata valutata a fondo, quello di avere un progetto che non desti perplessità e che possa essere più duraturo possibile, ed ecco perché la società ha deciso di non confermare Walter Zenga. Voi direte, perché cosa di particolare Eusebio Di Francesco rispetto allo stesso Zenga? È certamente un allenatore che intanto accomuna e unisce anche il pubblico rossoblù, perché a differenza della conferma di Zenga ci sarebbero stati i pro e i contro e comunque i tifosi sarebbero stati divisi. Certamente una figura come Di Francesco, per il gioco che fa, per i successi che ha ottenuto, è un tecnico che finisce per raccogliere maggiori consensi, ed ecco la ragione principale per la quale comunque sia era necessario trovare anche qualcuno che ricompattasse l'ambiente, e lo ricompatterà anche con un progetto che abbiamo visto già realizzato con il Sassuolo, che ha bisogno di pazienza e ha bisogno di costanza. Ecco perché alla fine bisogna capire realmente quali sono anche le altre manovre che hanno portato il presidente del Cagliari Giulini a modificare anche l'assetto dirigenziale intorno allo stesso Di Francesco. Intanto conosciamo meglio il personaggio. Di Francesco ha avuto un impatto con
il Cagliari che è di molti anni fa, 1997, purtroppo noi la ricordiamo bene quella data, lo spareggio al San Paolo, Piacenza-Cagliari. Di Francesco faceva parte del Piacenza e penso che non sia rimasto insensibile a quello che aveva visto in quell'occasione, in quello spareggio, soprattutto il pubblico, il popolo sardo che si era mosso per quella partita e che purtroppo era uscito sconfitto da quel match. Ma chiunque è stato in campo in quella partita non può non aver vissuto il pathos che si è vissuto appunto in quella giornata tragica per noi sardi, ma che comunque ha dimostrato anche la compattezza di un popolo e la passione di un popolo. E quello è stato uno dei contatti che probabilmente Di Francesco sente più vicino a sé, che sente più forte per capire dove è capitato, qual è la piazza. Ma ci sono un altro paio di elementi importanti. Di Francesco è anche un ex giocatore della Roma e lui è stato giocatore della Roma mentre nella Roma fioriva un certo Daniele Conti. Negli stessi anni in cui Di Francesco era giocatore della Roma, peraltro con la Roma ha avuto la possibilità di giocare più di 100 partite realizzando 14 reti, sfioriva anche Daniele Conti nel suo stesso reparto, nel reparto di centrocampo. È impossibile non pensare che tra Daniele Conti e Di Francesco non ci sia rimasto un buon rapporto, considerato anche che nella Roma c'era anche un certo Bruno Conti, comunque faceva allora il dirigente. E questo è un altro elemento che finisce per radicare Di Francesco a quello che è il Cagliari, perché comunque sia ci sono già due elementi, ma ce n'è un terzo, che questo è un elemento romantico se volete, perché Di Francesco è nato l'8 settembre il Cagliari giocò la sua prima partita in assoluto nel campionato, nella sua prima partita amichevole nel 1920, e quindi nell'anno del centenario stiamo portando a Cagliari uno che è nato lo stesso giorno in cui si giocò la prima partita del Cagliari, l'8 settembre del 1920. Di Francesco è nato l'8 settembre del 1969. Ma c'è un'altra curiosità legata a quell'8 settembre, a quella data fatidica, che è anche la data in cui esordì Gigi Riva. L'8 settembre del 1963 esordio anche per Gigi Riva, quindi Di Francesco quest'anno compirà gli anni nel momento, qui a Cagliari, nel momento in cui ci sarà il centenario della prima partita del Cagliari e se volete anche la ricorrenza della prima partita di Riva con il Cagliari, quindi un ulteriore legame che possiamo in questo caso inventare noi attraverso i dati statistici per sentire più vicino ancora questo allenatore che è arrivato per tentare di fare grande il Cagliari. Questi sono gli elementi, se vogliamo, folcloristici, gli elementi tradizionali, però ce ne sono altre ragioni che abbiamo già in qualche modo toccato. Allora, intanto il cambio di direttore sportivo. Che senso ha cambiare un direttore sportivo? Dal mio punto di vista, e secondo me nella concezione anche del presidente Giulini, il direttore sportivo è una sorta di campocantiere, di un direttore dei lavori, cioè è colui che firma un progetto. Carli aveva firmato il progetto con Maran, ancora prima era arrivato con Lopez, ma poi il progetto vero e proprio che Carli aveva firmato, o che aveva firmato chiaramente lavorando con la società, non è pensabile che abbia fatto tutto di testa sua, è stato quello con Maran. Un progetto che poi è stato lasciato, è stato abbandonato. E quando si chiude un progetto, probabilmente nella concezione imprenditoriale anche del presidente, il direttore lavori è necessario cambiarlo, è preferibile perdere un altro. Chi subentra in questo momento è il secondo sardo che fa il direttore sportivo in questi ultimi, nell'ultima era, perché poi se torniamo indietro, direttori sportivi ne abbiamo avuto altri sardi, ce n'è uno che non figura essere il direttore sportivo ma che per eccellenza è stato senza dubbio il maggior stratega del Cagliari, e parlo di Arrica che costruì il Cagliari dello Scudetto. Pierluigi Carta è il direttore sportivo del Cagliari. Voi direte, ma com'è che per un progetto così ambizioso un esordiente è un esordiente sardo, soprattutto in considerando che l'esperienza di Pierluigi Carta è limitata al San Luri e all'Olbia e poi al settore giovanile del Cagliari. Bene, analizzate a fondo il settore giovanile del Cagliari. Ha lavorato per un anno intero, lo stesso Carta, con Daniele Conti, ed ecco che torna ancora una volta la soluzione interna. Probabilmente sappiamo quanto il nostro Daniele si svenerà per tentare di fare grande il Cagliari come lo ha fatto quando era in campo. La collaborazione di un anno intero, di una stagione intera all'interno del settore giovanile ha portato a un rapporto stretto tra Pierluigi Carta e Daniele Conti, che contemporaneamente potrebbe anche essere il collante con Eusebio Di Francesco.
Francesco. Ecco che la soluzione interna del Cagliari non sembra essere una soluzione momentanea, una soluzione in cui prendi un dipendente esterno e affidi a un incaricato esterno la possibilità di portare avanti un progetto. Sembra piuttosto quella di radicare dentro la società la progettazione, affidandola a quelli che sono uomini sicuri, uomini che al Cagliari sono legati con a doppia mandata. Uno è Pierluigi Carta, che è sardo per eccellenza, che è legato al Cagliari dall'essere tifoso, quindi pensate cosa può essere per lui essere direttore sportivo, e l'altro è Daniele Conti, che ha speso una vita per il Cagliari e spenderà ancora una vita per il Cagliari in diversi ruoli. Quindi la speranza, forse perché ufficialmente questo chiaramente non è stato detto, e se volete anche la certezza, è che Daniele non si tirerà indietro nel dare un consiglio a Pierluigi Carta e non si tirerà indietro nel dare un consiglio a Eusebio Di Francesco. E per noi un garante migliore per la prossima stagione, per il prossimo progetto, non poteva esserci, perché sappiamo e abbiamo apprezzato in tutti questi anni quanto Conti e il Cagliari ha sentito il Cagliari come una cosa sua. Quindi progetto che sta partendo, abbiamo voluto leggere per forza questo scenario, l'abbiamo letto sulla base però anche di indizi ben precisi che ci hanno portato a dire che questi collegamenti sono, anche se ipotetici, reali, potrebbero essere assolutamente reali, non sono assolutamente delle cose campate in aria, e questo ci permette di dire che forse stiamo prendendo la strada giusta. Lo speriamo, forse è la nostra speranza che ci porta a dire questo dopo la delusione, e quindi guardiamo al futuro con questa speranza e cerchiamo di leggere anche le cose che succedono sempre con la stessa obiettività, tentando di essere critici quando c'è da essere critici, ma con la speranza sempre che una critica possa essere un motivo di crescita, un motivo di riflessione, un motivo per andare avanti. Bene, è tutto anche per oggi, l'appuntamento è per venerdì, sempre alla stessa ora, ricordo alle ore 12 su Radio Supersound e poi con i podcast che sono curati da Galleria Progetti su tutti i nostri social. Grazie a tutti, buona giornata.